Bene, rieccoci dopo aver scoperto, riscoperto meglio le tradizioni locali per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe in quel di Faggiano e in quel di Lizzano. Torniamo al Polifemo tradizionale e affronteremo problematiche relative all'occupazione e allo sviluppo del territorio con i rappresentanti dell'USB Taranto. Siamo in una bellissima location, siamo presso il ristorante Pizzeria Nonno Franco, sito a Lama Taranto, via per Lama 7450, un locale che si caratterizza per la sua tradizione storica che si abbina alla qualità e alla signorilità, l'eleganza del servizio, specialità marinare, cucina casereccia, ma nel corso della puntata vi faremo vedere le specialità, le caratteristiche, la singolarità di questo locale. Ed è una scelta mia che ho voluto così far partire da quest'oggi, quella di svolgere, di registrare Polifemo in varie realtà, in vari locali della realtà ionica e non solo, perché a noi piace il contatto con la gente, non ci piace la televisione di cartone. Noi siamo il vero live. Andiamo subito a salutare gli ospiti, a cominciare dal coordinatore provinciale di Taranto, di USB, Franco Rizzo. Buonasera, buonasera. Franco Rizzo. E poi ancora Felice Di Leo, con lui parleremo delle problematiche della Natuzzi e quindi quando parliamo del settore appunto privato, alto rappresentante di USB. Una new entry per Polifemo, Raffaele Schirru, che è appunto una rappresentanza sindacale aziendale di Sanità Service, così come il collega alla sua sinistra, mi riferisco appunto a Musciacchio, Mimmo Musciacchio, Mino Musciacchio, pardon, altro RSA appunto di Sanità Service. E poi ancora Dulcis in fondo, lo conosciamo, è già stato altre volte, Angelo Palmisano, lui è il responsabile, coordinatore USB per... cosa ho detto? Palmisano, pardon, è un amico, è stato un lapsus, Angelo Ferrarese, appunto lui è il responsabile USB, coordinatore USB per quanto riguarda appunto la polizia locale e non solo gli enti locali. Mi sono corretto, ho sbagliato il nome in un lapsus e quindi... Ho fatto ammenda. Partiamo subito da Francesco Rizzo, un USB che si ingrandisce, che è nata storicamente per quanto riguarda le problematiche dell'Ilva, però poi abbiamo visto la sua crescita esponenziale, oserei dire, nel privato. Ma partiamo dall'Ilva, il bubone dei buboni, queste cordate che sembrano ognuna voler prevalere sull'altra, mostrando una ambientalizzazione, una volontà di ambientalizzare, mostrando un interesse alla salvaguardia occupazionale. Che idea si è fatto di queste cordate? Ma io credo che sulla questione Ilva ci sia uno scontro politico feroce oramai aperto tra la posizione del governo che sponsorizza apertamente una cordata composta da Mittal, Mercegaglia, e quella del presidente della regione che sponsorizza l'altra, Cindal. Io due temi centrali, quindi quello della salute e quello dell'occupazione, rischiano, come dire, di soccombere rispetto a questo scontro politico che ormai è in atto. Sulle due cordate hanno fatto una serie di dichiarazioni, qualcuna, come dire, addirittura che è andata molto oltre. Addirittura c'è stata una cordata che ha parlato dell'interessamento eventuale con l'acquisizione di Ilva anche con l'acquisizione del Taranto Calcio. Ci vuol poco per conquistare i tarantini, basta portare il Taranto in Serie B e poi possiamo mettere una ciminiera anche in testa a ogni tarantino.
hanno parlato di un rapporto con la città che è completamente diverso rispetto a quello che hanno avuto i RIV. Diciamo, tutta una serie di dichiarazioni, poi entrambi però hanno posto un problema rispetto al tipo di produzione che vogliono fare e al numero dei lavoratori che vogliono tenere per quel tipo di produzione. Personalmente credo, confermo quello che sosteniamo da anni, Ilva di Taranto, se ha una speranza di poter continuare a produrre non in questa maniera ma con nuove tecnologie, l'unica speranza è quella di nazionalizzarla, perché lo Stato è l'unico soggetto che ci può, come dire, mettere i soldi e cercare di rendere ecocompatibile, se c'è la possibilità, perché parliamo, come dire, in astratto. Altrimenti l'alternativa sarà quella di svendere, di regalare l'acciaieria a questi privati. Di Mittal diffidiamo in maniera particolare, perché l'interesse che ha Mittal a preservare le proprie quote di mercato sul leader, uno a livello europeo il primo leader, no? Come produzione d'acciaio. Jindal ha l'interesse di entrare in un mercato che non gli appartiene in questo momento, però diciamo dal nostro punto di vista sono poco affidabili sia uno che l'altro, e soprattutto, come dire, abbiamo la storia che parla chiaro. Tutte le crisi in Italia, soprattutto legate alla questione della siderurgia, vedi Piombino, si sono concluse con dichiarazioni, come dire, roboanti, ma fatti praticamente zero, con l'inquinamento e lavoro. Marcegaglia da un lato manda a casa le persone, dall'altro vuole salvare l'Ilva. È strano, no? Marcegaglia, come dire, a Taranto ha una storia tristemente nota per non essere riuscito, come dire, a ricollocare 150 lavoratori, mi sembra. Quindi si fa fatica a comprendere come può pensare di poter, come dire, garantire gli 11.000 dipendenti Ilva più l'appalto Ilva, che voglio ricordare perché troppe volte lo dimentichiamo, un appalto che contava circa 5.000 unità non più di qualche anno fa e oggi è ridotto all'osso con meno di 2.000 unità presenti. Un po' come Teleperformance. Teleperformance da un lato mette i 6x3 e inonda la città che vuole assumere e poi intanto licenzia. È un po' strano, no? Anche su Teleperformance, come voi sapete, si è aperto, come dire, una vertenza, e anche lì, come dire, la strada sembra essere quella che sarà la strada che il governo ha indicato per l'Ilva, con come dire, non voglio dire che ci sarà una dichiarazione di esuberi, ma diciamo che in questo momento Teleperformance ha posto una serie di problemi rispetto alla competitività che pare, sua dichiarazione, in questo momento non riesce ad avere. Ok. Felice Di Leo, parliamo di Natuzzi. Noi periodicamente ci incontriamo con i rappresentanti dell'USB. Facciamo un punto rispetto al precedente incontro, perché per quanto riguarda il futuro di questi dipendenti, ex dipendenti Natuzzi, si è detto che c'erano delle condizioni un po' particolari, delle condizioni suicide, tra virgolette, per gli ex dipendenti. Riassumiamo brevemente la stranezza di queste condizioni che si imponevano, tra virgolette, e poi vediamo gli sviluppi, pare positivi, che ci sono stati. Sì, dunque stiamo parlando in particolare di 350 lavoratori che sono stati licenziati ad ottobre scorso, quindi ottobre 2016, non sanno ancora perché sono stati selezionati loro piuttosto che altri. E alla stragrande maggioranza di loro è stato offerto, dopo che Natuzzi li aveva licenziati, ha offerto una ricollocazione, ma per meritare questa ricollocazione loro dovevano ritirare i contenziosi che avevano con Natuzzi, che riguarda una vecchia storia per quanto riguarda la collocazione che hanno subito in cassa integrazione a zero ore negli anni passati. Cerco di spiegarvi meglio. In pratica questi lavoratori lamentavano di essere stati collocati ingiustamente in cassa integrazione a zero ore e quindi hanno aperto una vertenza con Natuzzi, pretendendo
di un risarcimento pari al danno che avevano subito stando in cassa integrazione anziché lavorare. Natuzzi quindi a questi lavoratori ha posto la condizione per riassunto, dopo che questi in pratica sono stati licenziati, Natuzzi ha posto la condizione: io vi riassumo in una cosiddetta NUMCO, però voi dovete rinunciare ai contenziosi che avete verso l'azienda. Voglio ricordare anche che il 25 gennaio c'è stata una sentenza che ha dato ragione a questi lavoratori, quindi non è che stiamo parlando di questioni così che un giorno si sono alzati la mattina questi lavoratori e pretendono chissà che riconoscimento. Quindi ci sono delle sentenze, ecco, che dicono che questi lavoratori hanno, ecco, ragione a pretendere questi, ecco, soldi. Andiamo alla situazione che sembra essersi evoluta positivamente. Sì, Natuzzi in pratica adesso pone sempre le stesse condizioni, però ha addolcito la sua offerta. In pratica adesso offre il 40% di quanto hanno perso questi lavoratori per essere riassunti in questa NUCO. Ovviamente noi intanto prendiamo atto che c'è stato un passo avanti, e questo è merito dei lavoratori che hanno lottato in questo periodo. Non è che Natuzzi così ci ha fatto questo regalo, ma comunque la condizione il 40% non è ancora sufficiente. Quindi intanto si deve dire che se Natuzzi volesse reintegrarli e quindi far venire meno la condizione per cui questi lavoratori sono stati discriminati rispetto ai loro colleghi, nessuno glielo vieta. Quindi Natuzzi può risolvere la questione reintegrandoli. Tuttavia, anche accettando la ricollocazione, Natuzzi deve pagare perlomeno quanto dovuto, e ricordo che c'è quindi una sentenza, quindi i lavoratori non sono disposti a fare sconti, e tra l'altro deve dare anche delle garanzie per quanto riguarda questa NUCO, okay, che sorgerà a Ginosa e che adesso sappiamo soltanto che un giorno partirà la produzione. Ne parleremo proprio nella seconda parte, insomma, avremo almeno tre giri, insomma, tra di voi. Passiamo alle problematiche di Sanità Service e abbiamo un rappresentante dell'USB, appunto Raffaele Schirru. Raffaele Schirru, Sanità Service, il problema internazionalizzazione. E internalizzazione, mi veniva difficile questa parola, no, perché l'Inter non mi piace tanto, ma è una battuta calcistica. Quindi questa internalizzazione. Figli e figliastri? Ecco, cerchiamo di riepilogare un po' la vicenda per sommi capi e capire perché si stava facendo una situazione di, come dire, due pesi e due misure, figli e figliastri, con riferimento ovviamente ai dipendenti di Sanità Service e alla mancata internalizzazione. No, non c'è stata una mancata internalizzazione. L'internalizzazione nasce in due fasi. La prima nel 2010, e poi la seconda nasce nel 2014. Il problema è che noi USB siamo un'organizzazione sindacale scomoda in un sistema, e lo sappiamo, in un sistema che... E non potevamo, mi perdoni, non potevate non andare d'accordo con il sottoscritto, che è altrettanto scomodo. Scomodo più scomodo vuol dire essere giusti. È vero, Rizzo? Pensate, a me mi hanno cercato, mi hanno buttato fuori,
da Blue Star, però io sono qui, Blue Star ha chiuso, io continuo a esistere e questo è il manifesto, il logo di quel 5 giugno 2015, siamo quasi a 2 anni dalla ripresa dei miei programmi. Lo ricordo a tutti, così, anche all'onorevole Michele Pelillo, un nome a caso. Prego. Noi lavorando nelle strutture pubbliche sappiamo benissimo che da anni e anni imperversa questo sistema di sindacati confederali e gente del comparto. Noi stiamo lì negli ospedali a combattere questo sistema per rendere facile la vita dei lavoratori. Non sempre ci riusciamo perché appunto questo sistema è difficile da scardinarlo perché va avanti da anni e anni. Però noi ci stiamo difendendo benissimo, stiamo andando avanti, io lavoro al Santissima Annunziata, ci vorrebbe un po' di collaborazione da parte dei colleghi. Delle altre sigle? Delle altre sigle non penso, dei colleghi che stanno in mezzo e stanno sotto questa tirannia dei sindacati confederali, che riuscissero a capire un po' dove sta la verità, insomma. Ok. Questo. Musciacchio, sempre lei alto rappresentante di Sanità Service, sicuramente avrà altro da aggiungere. Allora, mi associo all'amico che è molto modesto, Raffaele, perché volevo aggiungere che grazie a USB in un anno abbiamo fatto tanto per i lavoratori di Sanità Service. Grazie a Francesco, a Gianni Palazzi e a tutto il resto, perché un anno fa si parlava della seconda internalizzazione che comunque c'era un ricorso del Consiglio di Stato che si doveva tornare alle cooperative già per la seconda e poi a seguire tutto il resto. Grazie a USB abbiamo fatto una manifestazione un anno fa dove abbiamo fatto molto, diciamo, rumore a livello regionale, dove sembra che abbiamo un pochino sistemato le cose. Non finisce qui. In quest'anno, dobbiamo dire sempre grazie a USB, sono state riconosciute delle indennità che in 6 anni i confederali avevano tenuto nascosto, sia indennità di rischio, indennità su 3 turni e altre cose che non c'erano prima con i confederali. Diciamo che non se ne erano accorti volutamente. Diciamo che loro sono i firmatari di contratto e questo lo vantano tanto, però queste cose per i lavoratori non venivano considerate. Grazie a USB siamo arrivati a tutte queste cose. Non tutti i lavoratori hanno, come dire, percepito questo sacrificio, però noi ce la mettiamo tutto. Abbiamo organizzato, grazie a USB e a Francesco, delle assemblee nei vari presidi ospedalieri, come stiamo facendo, e così anche oggi abbiamo fatto la Santissima Annunziata e faremo nei vari ospedali. Angelo Ferrarese, lui è il responsabile USB per quanto riguarda la polizia locale e gli enti locali. La vedevo così consultare le varie carte e l'occhio mio è caduto, l'occhio di Polifemo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ossia MEF. Cosa ci dice? Raccontiamo questa bella storia. È una storia, diciamo, che avrebbe dovuto provocare fastidio e invece a qualcuno ha provocato, dice questo qualcuno, che gli provoca più fastidio un torcicollo che non gli ispettori del MEF in casa. Ecco, sul torcicollo, diciamo che il torcicollo è venuto a tutti i lavoratori del Comune di Taranto, primo cittadino forse anche gli sta venendo il torcicollo, o forse no. Ormai a fine corsa. E infatti, forse per questo gli sta passando, però il torcicollo è venuto tutto d'un botto e tutto d'un canto ai lavoratori, ai circa 860 lavoratori del Comune di Taranto, che da quest'anno, grazie alla politica, ricordiamo la delibera di giunta, e grazie a sindacati, diciamo, che sorreggono questa mala politica. Siamo compiacenti. Ecco sì, diciamo compiacenti e forse anche, diciamo, conniventi e forse anche collusi. Collusi. Volevo dire. Così ci facciamo in faccia altri nemici. Scherzo. Diciamo che grazie a tutto questo mix esplosivo, i dipendenti del Comune di Taranto, circa 900 dipendenti, faranno a meno
da quest'anno e per quanto non si sa, della produttività, ovvero la tredicesima del dipendente pubblico, sempre bistrattato e però sempre diciamo al minimo nelle tabelle salariali. Quindi grazie a questo faremo a meno di questo regalo, dovremo ringraziare la politica che ha in buona sostanza corrisposto ai dirigenti del Comune di Taranto senza pesatura e con decreto sindacale somme legittime che i ministeri dell'economia e finanze hanno quantificato in 900.000 euro circa. Tra l'altro di questa questione è a conoscenza la Corte dei Conti. Ma che si sta prefigurando un secondo dissesto? Sembra che si stiano creando le condizioni per un pre-dissesto, che il prossimo sindaco si troverà tra il capo e il collo, parlando di torcicollo. Comunque la situazione non è rosea, perché noi diciamo ci sono circa 153 pagine di rilievi del MEF, 15 pagine di condanna definitiva, e salvo poi andare a definire la situazione dei buoni ordinari comunali, sempre in sospeso, che forse è la situazione più scabrosa. Però la pecca più grossa per quello che riguarda l'amministrazione comunale di Taranto è la gestione del personale e la nomina dei dirigenti arrivati con questa amministrazione del tutto. Ci sono poi dei dirigenti che fanno il bello e il cattivo tempo. L'assessore Ginalupo, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione del Comune di Taranto, ha definito, a mio avviso giustamente, questa giunta una giunta senza palle. Non l'avesse mai detto, perché si dice una giunta che diventa prigioniera dei dirigenti. Come se i dirigenti, ripeto, facessero il bello e il cattivo tempo, dettassero legge. Di fatto è così, perché in buona sostanza questi dirigenti saranno il grosso problema che l'amministrazione comunale prossima, qualsiasi essa sia, dovrà affrontare. Noi ricordiamo che come Unione Sindacale di Base abbiamo chiesto, e lo faremo subito dopo questa trasmissione, la rotazione del personale dirigente ai sensi della 190, l'anticorruzione. Rimescolare le carte. Esatto. Ok. Completiamo perché ci sono gli obblighi pubblicitari. Noi sorveglieremo affinché questi dirigenti che hanno percepito somme legittime restituiscono indietro il malconto. E su questo impronteremo anche una class action dei cittadini della città. Ok. Bene, siamo qui. Lo ribadiamo, presso il ristorante pizzeria Nonno Franco, una istituzione a Taranto, siamo appunto a Lama, in via Perlama 7450. Ora vogliamo farvi vedere un po' le caratteristiche di questo locale, i suoi piatti tipici. Io non sono un esperto di arte culinaria, però penso che il buon gusto appartenga a ciascuno, il palato. I palati più esigenti trovano conforto e soddisfazione e apprezzano le qualità appunto di questo locale, di questa realtà culinaria che si tramanda di generazione in generazione, di padre in figlio, anzi di padre in figli con Nonno Franco. E allora io taccio e le immagini parlano da sé. Rieccoci, stavo dicendo, in studio. No, siamo presso Nonno Franco, ristorante pizzeria a Lama, specialità marinare, cucina casereccia. Beh, già vi sarete fatti gli occhi e la bocca vedendo le specialità. E noi dobbiamo resistere perché stiamo registrando e le pietanze passano, la gente le degusta, ma noi ci rifaremo alla fine. Recupereremo tutti con gli interessi, vero amici? Ma ora, al di là delle battute, abbiamo il piacere di stare in questa location da Nonno Franco, perché a noi piace
parlare di problematiche sociali, problematiche lavorative, problematiche relative alla città di Taranto con la gente, a fianco alla gente. Non siamo per i salotti, quei salotti pesanti, con quei conduttori quasi sessantenni che dicono sempre le stesse cose, che volevano essere candidati e non sono stati candidati più. Ma andiamo avanti. Allora, Francesco Rizzo, parliamo di Sanità Service. Devo dire che USB ha preso davvero, come si suol dire, il toro per le corna, nel senso che c'è stata proprio una presa di posizione, più prese di posizione abbastanza marcate e incisive. Sì, e noi, come hanno detto prima... Dove passa USB non ricresce più l'erba, come Francesco Rizzo come Attila. Oh, vabbè, scherzo. Dai. Io ho l'onore in questo momento, come dire, di essere coordinatore dell'USB a Taranto, però, come dire, ho sempre detto a tutti che, parlando di Ilva piuttosto che di Sanità Service, piuttosto che di pubblico impiego, comunque se non ci fossero i ragazzi noi non avremmo ottenuto i risultati che stiamo ottenendo, tra l'altro, come dire, risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Sanità Service, beh, diciamo che tutto il mondo è paese. Sanità Service, come dire, rappresenta dal mio punto di vista, credo, il peggio che i modelli sindacali di un certo tipo possono rappresentare all'interno del mondo del lavoro. Il paradigma negativo proprio. C'è, allora, la prima cosa che si nota, io provengo dall'Ilva e quindi uno si lamenta rispetto, no, al modo di fare del sindacato all'interno dell'Ilva, poi quando si affaccia a Sanità Service si rende conto, come dire, che la situazione, c'è un clientelismo sfrenato. Io ho detto apertamente che c'è una cogestione di un certo modello sindacale nella vita aziendale, una cosa che a me non piace, che io sono del parere che il sindacato deve fare il sindacato e l'azienda deve fare l'azienda. Lì viviamo una condizione dove sostanzialmente anche per spostare una persona di un metro devi stare attento perché ti salta addosso il sindacato di turno che sponsorizza, come dire, questi tipi di meccanismi. Noi abbiamo, tra l'altro, nelle varie vertenze, ce n'è una in piedi in questo momento, ci siamo riproposti uno di, come dire, rafforzare le Sanità Service, quindi di mettere fine a questo meccanismo della messa in discussione di un diritto che i lavoratori si sono conquistati tramite le battaglie che hanno portato avanti, e credo che sia uno dei pochissimi casi sul territorio nazionale quello della Sanità Service pugliese, un diritto che viene continuamente messo in discussione da interessi che sono di tipo privato, parliamoci chiaro, che a tutti fa comodo avere un appalto della sanità a gestione privata, fa comodo a tanti, diciamo, non fa comodo ai lavoratori. È chiaro che questo modello va preservato e rafforzato. Io ho detto al responsabile della Sanità Service, dottor Massaro, ho detto più volte durante gli incontri che non vorrei trovarmi a posto suo, perché gestire una condizione di questo tipo con il sindacato, come dire, che ti assilla, con il sindacato confederale che si butta addosso ogni qualvolta, come dire, tu cerchi di, però a un certo punto abbiamo anche detto al responsabile della Sanità Service che bisogna trovare il coraggio di incominciare, come dire, a fare scelte precise che vadano in direzione di egualità e democrazia pari per tutti quanti, perché uno dei problemi, sapete qual è? Lo dico, noi ci siamo resi conto sostanzialmente in questa avventura con Sanità Service che abbiamo tutta una serie di meccanismi strani. Guarda, ci è capitato di firmare, di sottoscrivere un accordo con la Sanità Service a Castellaneta per l'aumento orario dei dipendenti da 26 a 34 ore, e ci siamo ritrovati con una parte di sindacato che diceva ai lavoratori non firmate quell'accordo perché nasceva da una trattativa fatta da USB, una cosa assurda, che noi abbiamo sempre sostenuto che se le altre organizzazioni fanno accordi migliorativi, noi abbiamo sempre detto ai lavoratori bisogna firmarli. Ma in tutto ciò la cosa che mi ha colpito è la presenza costante di alcuni consiglieri o ex consiglieri regionali, che tolti, come dire, i classici consiglieri che hanno dato un contributo nella internalizzazione della Sanità Service, ci sono altri rappresentanti, soprattutto purtroppo del Partito Democratico, come dire, che intervengono nelle vicende
private della Sanità Service, probabilmente anche loro per sponsorizzare questo o quello. Ma è vecchia la musica. Lavoratore, ecco, allora anche qua. Molto vecchia. Anche qua. Io non faccio i nomi, però probabilmente se ci guarda sa che con chi ce l'ho. Allora, io ho sempre detto, il sindacato faccia il sindacato, l'azienda l'azienda, e i consiglieri regionali facciano i consiglieri regionali, perché devono rappresentare la popolazione. Perché molti consiglieri regionali poi proprio sulla sanità si fanno le campagne elettorali. Non devono, come dire, sponsorizzare quello o quell'altro sindacato, e neanche, tra l'altro, come dire, favoritismi tra lavoratori, perché uno dei mali della Sanità Service, tra l'altro, è questa, come dire, questa gestione caotica. Noi abbiamo detto alla Sanità Service: uno, strutturati in una maniera, come dire, più forte; due, devi avere un modello di gestione che sia equa e uguale per tutti. Felice Di Leo, completiamo il discorso relativo appunto a Natuzzi, perché esigenze di pubblicitarie, di tempi televisivi, non le avevano permesso nel suo primo intervento di completare il suo pensiero. E quindi con riferimento soprattutto, si diceva, a questa NewCo, che non si sa bene ancora che cosa sia, una realtà che va definita. Sì, in pratica i lavoratori della Natuzzi dovrebbero accettare l'assunzione in questa NewCo e quindi rinunciare al contenzioso, quello che, di cui ho parlato prima, della mancata rotazione, ma anche al contenzioso quello per il licenziamento illegittimo, per un'assunzione in una società di cui si sa vagamente che entrerà in funzione tra 24 mesi, ma non c'è nessuna garanzia che magari non chiuda dopo 2 mesi. E quindi noi, tra l'altro, abbiamo proposto a Natuzzi, pensiamo davvero di fare proposte ragionevoli, non andiamo trovando la luna nel pozzo o proposte esose o irrealizzabili. Noi diciamo a Natuzzi: facciamo così, i lavoratori accettano quindi l'assunzione presso questa NewCo, però togliamo i ricatti, e cioè delle clausole vessatorie sarebbero, sì, proprio delle rinunce ai diritti, che tra l'altro almeno in teoria stiamo parlando di 2 aziende distinte, quindi Natuzzi Spa con New Comfort SRL. Quindi noi diciamo: facciamo andare queste persone, 215 famiglie, permettiamo loro l'assunzione in New Comfort SRL, e poi, per quanto riguarda i contenziosi, il giudice emetterà la sua sentenza. Può darsi che ci stiamo sbagliando noi, magari il giudice lasciamo fare ai magistrati. Ok. Invece, e quindi ripeto, qua sta, diciamo, l'inganno. Allora Natuzzi dice: no, io accetto di firmare l'assunzione a questo lavoratore, ma il lavoratore deve risolvere il contenzioso prima a costo zero, adesso il 40% okay. Offre, non è ancora soddisfacente. Fermiamoci qui. I lavoratori hanno diritto a pretendere di più e lotteranno. Natuzzi se ne faccia una ragione. Bene, dal serio al faceto, già al termine della prima parte vi abbiamo così preso per la gola attraverso le specialità del locale, di Nonno Franco, ristorante, pizzeria. Ora un altro break culinario prima di passare alle problematiche serissime di Sanità Service. I piatti parlano da soli. Anzi, prima dei piatti, che parleranno da soli,
vi voglio mandare una breve intervista che ho realizzato con Nonno Franco, un nome storico della ristorazione tarantina. Sentiamolo e poi vediamo questa meraviglia di Nonno Franco con le sue prelibatezze. Franco Trisciuzzi, storico ristoratore tarantino, ormai ha lanciato questa tradizione anche presso i figli, la figliola infatti è titolare di Nonno Franco by La Mimosa, dunque una lunga tradizione. E lei conosce perfettamente la realtà commerciale di Taranto, l'ha vissuto, l'ha vissuta, ne è protagonista. Parliamo un po' del suo impegno, delle sue prime esperienze, delle soddisfazioni che l'attività di ristoratore comporta, mettendo, come dire, non mattone sopra mattone, ma piatto accanto a piatto. Sono già una quarantina di anni che sono già nella ristorazione come ristoratore. Tenga presente che sono un vecchio veterano dei ristoratori e sono... Vengo dal Ponte San Vito, è una storia, è un nome vecchio della ristorazione. Che dirvi, tanti sacrifici bisogna farli per portarla avanti. E sto lasciando questa attività ai figli per continuare questa vita che è sempre piaciuta come ristorante. La soddisfazione di vedere soddisfatti, scusate il bisticcio di parole, i clienti. Il cliente che dopo aver pranzato, cenato, lascia il locale, mantiene un buon ricordo e poi ovviamente parla bene del locale. Certo, perché a prescindere che sono conosciuto a tutto Taranto e provincia, ma lasciamo sempre un buon ricordo per i nostri clienti, perché ci danno da vivere per tutta la vita che siamo. Cosa si sente di dire alle nuove generazioni, a chi come sua figlia ha intrapreso questa attività? Allora, tenga presente che ci vogliono sacrifici e cercare di accontentare i clienti al massimo. Bene, dopo questa parentesi culinaria, voi da casa state cenando o avete già cenato? Noi stiamo registrando, però, come detto, a fine registrazione recupereremo e la mia dieta, ahimè, diventerà un ricordo. Ma pazienza, ma il piacere della tavola merita questo ed altro, perché poi nella vita, no? Parliamoci chiaro, sì, abbiamo già tanti guai, tanti dolori, ma se non ci così sollazziamo con le specialità culinarie, con quello che ci offre la buona cucina, il saper vivere insieme davanti a un buon piatto, degli amici, una cornice così familiare come Nonno Franco, perché rinunciare? E che ci sia pure qualche chilo in più, tanto è tutta roba genuina, non c'è problema. E allora andiamo da Raffaele Schirru, rappresentante USB per quanto riguarda SU, per quanto riguarda Sanità Service RSA, pardon. Questa è rappresentanza sindacale in Italia, queste sono aziendali. E allora completiamo Rizzo faceva riferimento a certe entrate a gamba tesa della politica, di certi consiglieri, la politica deve fare la politica, non deve spalleggiare questo o quel sindacato e quant'altro. Mi riallaccio a quello che diceva il nostro coordinatore, il nostro segretario provinciale Francesco Rizzo sulla politica, che con il loro sponsor nella nostra azienda fanno questo, intervengono, incidono anche nell'organizzazione del lavoro, tipo facendo lavorare gente con limitazioni o invalidità, invalide, nei lavori più umili, e gente che magari sta bene, sana, li fanno lavorare negli uffici, nelle scrivanie. Questo è il... A questo punto
bisogna fare interferenza della politica per realizzare. Eh sì, però poi voglio dire a questo punto che intervenga il Tribunale dei diritti del malato per tutelare queste persone eventualmente invalide che vengono impiegati in ruoli che non sono consoni alla propria condizione psicofisica. Poi questo cosa comporta anche? La carenza di personale, dove ce n'è di bisogno. Eh sì. Santissima Annunziata, purtroppo. Non ne parliamo poi di Santissima Annunziata, quello che sta succedendo in regione con la chiusura di fatto di grottaglie e quant'altro, è ovvio che poi Santissima Annunziata diventa una polveriera che esplode. Ecco, a questo proposito, Musciacchio, è anche questa situazione pesante, cioè il Santissima Annunziata che deve farsi carico del San Marco, che di fatto è, se non chiuso, ma è su quella strada, è chiuso il punto nascita, chiuso il pronto soccorso, ridotti ai minimi termini la chirurgia, l'ortopedia, la medicina, problematiche per quanto riguarda la radiologia, per quanto riguarda l'esame, il laboratorio dei vari esami clinici. È chiaro che tutto va a riverberarsi sugli operatori sanitari e, diciamo, parasanitari. Sì, questo è vero, però grazie sempre a USB siamo arrivati ad avere comunque l'aumento delle ore alle persone, ai lavoratori che stavano ancora part time. Questa lotta non è finita perché manca ancora poco, però questo non ha garantito il servizio migliore, perché ancora ci sono delle persone chiuse in vari uffici che non dovrebbero stare, e questo ancora è da scardinare, questo sistema. Poi volevo ringraziare comunque i lavoratori che ci sostengono, che sono una buona parte, che sono più di 200, quindi è una buona forza, e volevo dire anche agli altri che non ci sarà una terza USB come nel 2010 con Gianni Palazzo, che è venuto a Taranto e ha fatto conoscere questa sanità serve, il resto. Grazie a Francesca e a Gianni l'anno scorso e tutto il resto, non credo che ci sarà un'altra opportunità. E volevo aggiungere un'altra cosa: le sanità service sono una realtà a livello nazionale, che sono gli unici enti che hanno fatto risparmiare la regione e hanno dato ai lavoratori a livello contributivo e di orario retribuzione. Angelo Ferrarese, sentiamo parlare sempre di carenza di organico e quindi condizioni praticamente impossibili per la polizia locale. Ci sono prospettive per rimpinguare l'organico? Poi sento parlare, l'ONUCE parla di controlli, di andare a stanare l'abusivismo, di andare a colpire giustamente quei cittadini incivili che hanno scambiato la città per una discarica a cielo aperto, quegli incivili che portano i propri cani a fare i bisogni senza la paletta e raccogliere gli escrementi, e però alla fine non si può fare la guerra senza soldati. Assolutamente no, anche se poi la tendenza che questa amministrazione ormai prossima al trapasso vuole intraprendere è quella sempre più marcata della videosorveglianza, strumento che noi respingiamo in misura elevata, perché si tende ad eludere il personale da quella che è poi l'attività del vigile. In buona sostanza noi proprio su questo abbiamo più volte posto l'accento, nel senso che vogliamo più uomini, più prossimità, quindi più vigile vicino al cittadino, e quindi la creazione del vigile di quartiere. Tra l'altro ricordiamo obiettivo del piano della performance 2013-2015 del Comune di Taranto, piano della performance che sul Comune di Taranto non viene applicata, quindi di fatto c'è la creazione del vigile di quartiere, nella sostanza si preferisce il gettito d'imposta facile dato dalla videosorveglianza. Quindi rilanciamo con i soldi, con i proventi del 208, rinnovare l'offerta occupazionale, quindi fare occupazione, trovare risorse ancora e dare il via finalmente, sbloccare per davvero questo concorso che è in procinto di andare in porto, aumentando le unità e tenendo
La graduatoria ferma per almeno 5 anni. Siamo sicuri che in questo concorso non ci saranno interferenze politiche? Perché io quando vedo i concorsi, per carità, diceva Manzoni, omnia munda mundis, tutto è puro, anzi fra Cristoforo, tutto è puro per i puri, però c'è di nuovo che c'è l'USB che vigilerà su perché questo. Certi uomini politici, poi vale sempre il solito adagio tarantino di certe persone, no? A Madonna Sapac porta l'orecchino, si dice così, Rizzo? Il microfono, Rizzo. Certo che si dice così. Poi a Taranto purtroppo è una cultura molto radicata questa. Come vedete, io so parlare il latino, ma so parlare anche il linguaggio terra-terra, giusto per capirci. Andiamo in pubblicità. Bene, ultima parte di Polifemo, un Polifemo ricco e variegato. E siamo presso Nonno Franco, notissimo ristorante e pizzeria sito in quel di Lama a Taranto. Vi abbiamo mostrato le nostre specialità culinari, le nostre, è un lapsus, le loro, ma oramai sono diventate nostre perché ci sentiamo in un clima così familiare dove veramente ci si sente partecipi. Facciamo vedere, dico al nostro amico regista Antonio, facciamo vedere di nuovo quei piatti perché meritano, facciamoli vedere. Qualche 10-20 secondi, magari musicati, giusto per far smaniare l'appetito e per far venire agli amici che ci seguono numerosi su Viva la Puglia Channel canale 93 e su Viva l'Italia Channel canale 879 Sky, perché vedete, noi andiamo in tutta Italia, in tutta Europa e abbiamo tanti tarantini che vengono da fuori, tanta gente che ci segue da varie parti d'Italia. La Puglia è statisticamente la prima meta turistica in Italia e allora perché no? Qualcuno che vede qualche tarantino e non solo, che segue questo programma in vacanza, viene a Taranto e fa una bella sosta e si ritempra, si rinfranca presso Nonno Franco. Facciamo vedere queste immagini. Ritorniamo, ultima parte, dobbiamo essere molto ma molto sintetici e stringati. E allora, Di Leo, felice Di Leo, rapidamente perché siamo in conclusione, le istituzioni relativamente alla vicenda Natuzzi, per istituzioni intendo parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, che fanno? Sono completamente disinteressati, oppure quando si interessano pensiamo che perlomeno dovrebbero sforzarsi di essere obiettivi, perché mi sembra che insomma favoriscano Natuzzi e molto meno i lavoratori. Noi stiamo ancora aspettando che la Regione Puglia, che si è assunta l'impegno di convocare l'USB e la Natuzzi per cercare di riaprire questa vertenza prima di Natale 2016, che rispetti questo impegno e convochi davvero le parti. Stiamo ancora aspettando, per non parlare poi dei sindaci, sinceramente anche qualche sindaco del territorio interessato, quindi quello di Ginosa, che tante speranze aveva anche suscitato nei lavoratori, anche in noi, che fosse diciamo un amministratore in controtendenza rispetto agli altri, ma lo riteniamo insomma che
si sia adeguato in maniera troppo veloce al modo di fare degli altri sindaci del territorio. E allora altre due battute per Sanità Service, le prossime battaglie. Andiamo avanti con Sanità Service, con OSP, a disposizione dei lavoratori, come ci ha insegnato Gianni Palazzo, che va al limite due parole perché comunque padre di Sanità Service. Andiamo avanti, a disposizione dei lavoratori. Tutto qua. Niente, volevo ringraziare sempre i lavoratori, gli iscritti e anche chi sta dietro le quinte e tutti i nostri stretti collaboratori. È sempre Gianni Palazzo, è un obbligo per tutti. Io mi scuso se gli amici da casa sentiranno brusio, voci, però siamo in un locale in live e quindi chiaramente se si sente giustamente un po' di casciara è fisiologico, perché chiaramente stiamo in una realtà commerciale molto ma molto partecipata, grazie a Dio con tanti clienti, e quindi i commenti dei clienti a quello che si sta dicendo qui, ma anche nel momento in cui stanno cenando e quindi chiaramente tra loro chiacchierano amabilmente. Allora, vogliamo vedere questa... Cosa chiediamo al nuovo sindaco? A uno dei 10, 15, 16 candidati sindaco? Al nuovo sindaco chiediamo più democrazia per l'Unione Sindacale di base, perché ricordiamo a tutti che l'Unione Sindacale di base, pur essendo un'organizzazione sindacale legittimata dai lavoratori, non ha il diritto di assemblea, quindi chiediamo al nuovo sindaco il diritto di assemblea, anche perché nel 2018 voteremo per l'RSU e per una questione di par condicio ne avremo il diritto, e il sindaco deve avere questa libertà democratica di voler dare questa grossa opportunità di informare, perché noi lo facciamo ogni giorno. E senza le assemblee, senza la civiltà sindacale, tutti i lavoratori del Comune di Taranto, che ora più che mai hanno bisogno di informazione e tutela sindacale, dal sindacale di classe, da un sindacato realmente di classe di lotta qual è l'USB. Quindi tanta carne a cuocere, sperando che cambi qualche cosa, perché chissà. Direttore, noi nella politica ormai non abbiamo più fiducia. Usciamo fuori dagli schemi che vuole il sindacato cattivo legato alla politica. Noi siamo un sindacato diverso dagli altri, che non accetta lo schema sindacato uguale politica, come già si sta registrando soprattutto nell'agone elettorale prossimo, e quindi accordi sotto accordi. Noi gli unici accordi che facciamo li facciamo con i lavoratori, nell'interesse dei lavoratori e tutelando i lavoratori, le istanze della base del lavoro, e per creare finalmente anche sul Comune di Taranto, come in altre realtà italiane, l'unico sindacato di classe oggi realmente rappresentativo. Bene, prima di congedarci, vedete, ho al mio fianco un nome storico, dico proprio storico, no, non antico, proprio storico nel senso come patrimonio della musica a Taranto. Mi riferisco a Franco Guitto. Sei troppo buono. No, devi alzare la voce. Franco. Sei troppo buono. È un evergreen. Un evergreen. Franco, lo annunciamo, l'avevamo già preannunciato, ma ora siamo nella fase proprio così di conclusiva. Realizzazione conclusiva. Diciamo che siamo alla vigilia di un grande ritorno di Franco sui nostri teleschermi. Franco ci allieterà ogni venerdì con le sue interpretazioni musicali, i classici. Io poi ho un debito. Avrei voluto farlo già stasera, perché siamo ospiti dei miei amici qui. Dobbiamo dire da che Franco Guitto è stato l'anima, il mentore, diciamo, di questa idea di rendere un Polifemo itinerante nei locali live. E proprio qui. Sì. L'idea però tua è stata vincente. Tu non lo sai, sono qui in veste, devo fare un annuncio. E facciamolo. Tu no, neanche tu lo sai. E chi lo sa. Sono candidato sindaco anch'io. Anche tu? Benissimo. È normale. Vabbè, tanto, un in più, un in meno. A Taranto ormai si stanno tutti candidando sindaci, è solo io. Tu no? No, io non ancora. Ah, nemmeno tu? Tu ancora no? No, nel 2022. A parte gli scherzi. Anche perché ho pensato...
che inizialmente mi aveva quasi sfiorato l'idea di farlo, però poi ho detto no, ma posso rompere le scatole più stando fuori, e allora ho detto farò il sindaco dei cittadini, il sindaco in video. Certo, a noi senza bisogno di essere eletto. Te come sindaco, no, ma non ne faccio compromessi. Poi sai quanti incidenti diplomatici ci sarebbero stati, sai quanti governatori di regione, perciò parlamentari, allora, e ministri li avrei fatti, allora, diciamo una cosa, correre Luigi, nelle scale, facciamo così, cadere dalle scale, ognuno faccia il suo mestiere, e quindi è quello un annuncio che vogliamo dire a chi ci ascolta, che il candidato sindaco è una cosa seria, è una cosa seria, cioè Taranto ha bisogno di una persona di un certo livello, insomma uno che può, posso dire, può interferire col governo, no, mi sembra che tutti vogliono essere sindaci di Taranto perché è diventata una carica, diciamo la verità, poi massimo rispetto, però sinceramente sì, però abbiamo bisogno di una figura istituzionale, c'è anche gente che va, certo che livello, gente che va in pensione, non sa che fare, dice anziché portare i nipotini a spasso tengo 65 anni e mi candido sindaco, 65, ma non è lo spirito che a fine mandato arriveranno 80 anni, è la città, così continua a morire, lo so, così. Però noi viviamo con la musica, perdere, anche perché io con Franco adesso, ho un debito morale di 10 anni fa. Ah no, economico. No, quelli grazie a Dio non ne ho. Perché grazie a Franco io ho conosciuto il mio mito Gigi D'Alessio 10 anni fa. 10 anni fa. Ah, sono passati già 10 anni. Sono passati dieci anni. Invecchiamo e non ce ne accorgiamo. Beh, quindi dovrà interpretarci qualcosa di Gigi, naturalmente. No, non esiste. No, non esiste. Vabbè, scegli io, tu, piena io libertà. Canto le mie canzoni, Gigi fa la sua grande carriera, anzi, tanto di cappello. Vabbè, Made in Sud. Allora, diamo questo annuncio che dalla prossima puntata partiremo con un angolo musicale anche per allietare. Un Polifemo sempre più dalla parte della gente, sempre, nei locali, nei ristoranti, nel cuore di Taranto. Verremo a trovare e allora, tutti gli amici che ci conoscono, vicini e lontani. Okay. Allora ringraziamo gli ospiti, convenuti, Francesco Rizzo, grazie a lei Rizzo, Felice Di Leo, Raffaele Schirru, Mimmo, sempre il nome Mimmo, ti ho anticipato. Perfetto, Musciacchio e Dulcis in fundo Angelo Ferrarese. Un Polifemo ricchissimo, siamo partiti dal sacro, poi siamo andati a finire al profano, dai festeggiamenti in onore di San Giuseppe alle problematiche occupazionali, al momento culinario, al momento musicale. Signori, non è mancato niente, non ci mancherà niente. Polifemo è un open space, uno spazio aperto per tutto e per tutti. E allora l'appuntamento per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stessi canali, canale 93 del digitale terrestre, canale 879 della piattaforma Sky Viva l'Italia Channel. E che dire? Ci rivedremo sempre alle ore 21. Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera. Buonasera a tutti.